Ondina Quadri si è aggiudicata il premio Nuovi Maglie Talent Award a Venezia 72. Sono molto contenta, sinceramente non me lo sarei mai aspettato, anche perché questo film è un film molto piccolo, fatto con pochi soldi e niente, non mi aspettavo di finire a Venezia, non mi aspettavo di finire nelle sale e addirittura ricevere un premio è molto bello. Vorrei parlarvi del nostro film. Il nostro film, diciamo, uscirà il 24 nelle sale, si chiama Arianna, è un'opera prima di Carlo Lavagna, con una produzione molto piccola, la Ring Film, che diciamo, ha reso possibile di concludere la produzione di questo film, la cui gestazione è durata molti anni. E quindi è molto bello per me essere qui. Le difficoltà che hai incontrato, perché insomma stavi dicendo giustamente che il film è molto difficile, le difficoltà che hai incontrato nel calarti nel personaggio? Allora, io premetto nel dire che non avevo mai studiato recitazione e quindi questa è stata la più grande difficoltà. Ho studiato un pochino con una donna, un'attrice molto brava, si chiama Doris Six, però per un breve periodo, e poi con Lidia Vitale, che era presente alle volte sul set, mi faceva da acting coach, e loro mi hanno aiutato molto a sviluppare il personaggio, ma a parte questo, cioè nel senso... Si può pensare che magari le scene di nudo siano state difficili, mentre io non ho incontrato molte difficoltà. Questo appunto perché nella troupe la situazione che c'era all'interno del set era molto tranquilla, era quasi familiare, ci fidavamo tutti di tutti e tutti insieme lavoravamo per il film. Sì, ognuno faceva quello che ovviamente sapeva fare, però si sentiva proprio un senso di unione molto forte e quindi non mi sono trovata a disagio a girare alcune scene piuttosto che altre. Quindi questa borsa di studio che il Nuovi Maglie, come ha sottolineato il presidente Miccichè, un gesto simbolico ma che può essere importante, insomma acquista maggior valore proprio perché ci stavi dicendo che non avevi studiato recitazione, che non hai studiato recitazione. Esatto, ho iniziato a fare un po' di laboratori di teatro sperimentale quest'anno più che di recitazione classica, teatrale cinematografica, e penso che continuerò così. Adesso non so se vorrò entrare in un'accademia, per adesso no. Ora quest'anno ho da lavorare su un nuovo film, una produzione italo-svizzera, e quindi adesso per i prossimi mesi starò lavorando anche su uno spettacolo di teatro, ho dei progetti miei, ma penso che continuerò a studiare così. Insomma, dobbiamo individuare ancora la destinazione di questa borsa di studio del Nuovi Maglie. Ah sì, certo, ma c'è sempre tempo. Ci racconti brevemente la storia di Arianna? Arianna è una persona intersessuale che nasce e viene operata all'età di 3 anni, le viene appunto fatto questo intervento di chirurgia estetica agli organi genitali e quindi praticamente i suoi organi vengono quasi completamente tagliati via. Però questo non le viene detto dai suoi genitori, quindi lei vive 19 anni della sua vita pensando di essere una ragazza, perché appunto questo intervento è un intervento di normalizzazione, viene resa donna in qualche modo anche con l'aiuto di estrogeni e ormoni che si possono prendere in pasticche o in cerotti, insomma. E niente, il film racconta di quando Arianna prende coscienza di questo suo essere, di questa bugia che le hanno raccontato per tutti questi anni, e inizia a prendere distanza dalla famiglia e a cercare appunto una sua identità al di là di quella che gli è stata imposta. Grazie. Di niente, grazie a voi.